Supererò ogni record di salto acrobatico! Scierò su pista dove nessun altro tigro ha mai sciato prima d'ora! Senti, tigro, come puoi sciare se non c'è neve? Non c'è neve? Ma certo che c'è! Non c'è! Ma che succede? Dovrebbe essercene tantissima! Da poterci nuotare dentro! Dovremmo esserne sommersi! Oggi è il primo giorno d'inverno! O sbaglio? Io non lo so, tigro. Il mio orologio si è fermato. Oh. Ecco, lucido come uno specchio, pulito come un fischio. Oh. Oh. Ah! Ciao, tappo bello! Ma si può sapere che cosa ha intenzione di fare? Beh, stiamo cercando di scoprire quando comincia l'inverno. Tu sei l'unico che possiede un calendario, tappo. Che cosa? Sì, è vero, questo è vero, ho il calendario. Ma vediamo un po'. Innanzitutto cominciamo col dire che stamattina, e cioè oggi, è il giorno della marmotta. Il giorno della marmotta! Il giorno della marmotta! Il giorno della marmotta! Oh, il giorno della marmotta! Che cos'è il giorno della marmotta? Ma lo sanno tutti, vecchio mio! Il giorno della È il giorno nel quale la marmotta esce dalla sua tana! Esattissimamente! E se vede la sua ombra, significa che ci saranno ancora 6 settimane d'inverno. Ma se non la vede, la primavera comincerà domani. La primavera! E che fine ha fatto l'inverno? È passato, è finito, l'abbiamo perso. Anche il Natale? Secondo il calendario, anche il Natale. Ma l'unico modo per avere la certezza che l'inverno sia passato è trovare subito una marmotta e chiederlo a lei. Eh? Marmotta? A chi osate dare della marmotta? Io sono un castoro e non una marmotta! Che cosa volete fare? Insultare i miei antenati per caso? Ah, oh! E adesso dove la troviamo, la marmotta, per vedere se è arrivata la primavera? Oh, santo cielo! Ecco! Io già sono un animale molto piccolo e timido e ho già abbastanza problemi a fare il porcellino. Forse qualcun altro potrebbe... Non dire sciocchezze, sei una marmotta perfetta. Sei arrivato? Riesci a vedere la tua ombra, Pimpi? Oh, ti prego, dimmi che la vedi. Io voglio andare a sciare. Veramente, io non vedo niente. Non vedi l'ombra? L'inverno è finito, è passato. Niente freddo. Urrà per Pimpi! Urrà per Pimpi! Andiamo, ragazzi! Dobbiamo prepararci per la primavera! C'è molto da fare! Forza! Che facciamo, tappo? Oh, tantissime cose! Bisogna far prendere aria alle nostre case e fare le pulizie di primavera! E la cosa più importante? Il mio orto! Il segreto di ogni buon giardiniere, mio caro Pimpi, è sapere quando seminare. E grazie a te, io so che il momento adatto è ora. Tutti i miei amici sono molto contenti di me. Almeno penso che dovrebbero esserlo. In fondo sono stato io a dire loro che l'inverno è passato.